Un'appassionante storia d'amore, odio e vendetta, ambientata in lussuosi scenari. Palazzi sontuosi. Panorami oceanici strepitosi, spiagge famose, edifici mozzafiato, bella gente. Miami, la città più alla moda, più trendy della Florida, fa da prezioso contorno a questa entusiasmante nuova serie. A Corralada. Una appassionante telenovela che ha tutti gli ingredienti che l'hanno portata ad essere un successo internazionale. La irrefrenabile malvagità della famiglia Irasabal per ben due volte minaccia di distruggere le vite di una madre e sua figlia. Due decenni dopo, la perfida Octavia Irasabal ruba a Fedora tutto quanto le è più caro. Quitastemi in fabbrica de perfumes. No más. No más. Solo palabrerías. Llévense a las niñas. Mis hijas no. No. Ma questo non è abbastanza. Incastra Fedora per un crimine che non ha mai commesso, ma per il quale viene dichiarata colpevole e arrestata. Te advertí que no te cruzaras en mi camino. Ora che Fedora è finalmente uscita di prigione, giura di riprendersi la vita che le fu così crudelmente portata via tanto tempo addietro. Ustedes me hundieron. Y ahora es el tiempo de mi venganza. Fedora non può immaginare che la sua figlia maggiore, Diana, ora 23enne, allieva infermiera, incrocerà il proprio destino con quello degli Irasabal, innamorandosi del figlio di Octavia, Maximiliano. E proprio come la madre, diventerà così vittima della cattiveria di questa potente famiglia. Quando estés delante de mí, quiero verte mirando al piso. Signora, obedéceme. Fortunatamente, il destino ricongiungerà Fedora, ora chiamata la Gaviota e divenuta cantante di Night, con Diana, che cresciuta con la sorella Gabi, nella convinzione di essere orfana, è ignara che Fedora sia sua madre. Attraverso l'amicizia con Diana, Gaviota ritroverà anche Gabi, divenuta, per strana coincidenza, la cameriera di casa Irasabal. Aver ido a parar justamente a casa de los Irasabal. Nessa casa donde hay tanta maldad. Sapendo quanto insensibili e pericolosi Octavia Irasabal e i suoi alleati possano essere, Gaviota tenterà di consigliare Diana di stare alla larga da tutta la famiglia. Octavia podría destruir esas muchachas de la misma manera como me destruyó a mí. Se ahogaron palabras. Ma nessun avvertimento, per quanto sensato possa essere, potrà interferire nell'amore tra Diana e Maximiliano. Un amore che sarà ostacolato, attaccato e virtualmente stroncato da un gruppo di personaggi maligni che cospireranno contro la giovane coppia. Qualsiasi mujer che se le acerca a Maximiliano è enemiga mia. Riuscirà Gaviota a vendicarsi e a distruggere gli Irasabal, salvando sua figlia dall'essere accorralata, cioè intrappolata, nei loro malvagi intrighi?